210 incendi da gennaio ad agosto in Abruzzo, con un aumento del 46% rispetto allo scorso anno. Perché, molti si chiedono, è accaduto tutto questo? I cambiamenti climatici hanno solo una piccola responsabilità di questo aumento vertiginoso e attacco del territorio abruzzese. Dietro c'è la mano umana che è intervenuta con scopi a noi oscuri e che sarà la magistratura competente territorialmente a verificare le motivazioni di questo attacco all'Abruzzo. Però questi numeri sono inquietanti. Molto inquietanti, ci sono gli studi e certificati sia dall'European Forest e sia dai Vigili del Fuoco. Naturalmente dietro questo c'è un danno ambientale enorme, cioè una perdita incalcolabile di biodiversità, un danno agli animali e soprattutto alla salute umana per le ricadute sugli inquinanti d'aria, sulle acque. Infatti chiediamo all'ARTA di verificare la qualità dell'aria, come ha fatto, ma anche delle acque con questi eventi che stanno avvenendo. Evidentemente bisogna fare di più proporzionalmente a come si stanno e con che frequenza si stanno verificando queste emergenze. L'ultima scossa di terremoto è di ieri sera a Scultura Marsicana, che lambiva il quarto grado. I cambiamenti climatici in atto ormai per noi non sono più una novità, li stiamo seguendo, ci stiamo predisponendo al meglio, redigendo il nostro piano. Siamo la prima regione d'Italia, certamente bisognerà fare ancora molto e non è una cosa di mesi, per cambiare radicalmente le modalità di approccio al nostro territorio, almeno cambiarle in maniera radicale a quanto si faceva nel XX secolo. Il territorio evidentemente non ce la fa più a sostenere un impatto antropico di quel tipo.